dal coro Irene, che ripete continuamente le stesse cose. Gridano: competitività, mercato mondiale e poi ancora scarsità delle risorse, concorrenza. Altre strillano forte: proprietà privata. E poi, a volume assordante, proprietà intellettuale. Di tanto in tanto si sente una voce più debole: crisi. E poi, beni comuni. E subito l'altra, molto più imperiosa, esclama: tragedia dei beni comuni. È una voce così insistente che l'idea della tragedia dei beni comuni si è fissata nella vostra mente, anche nel progetto di terra futura. Abbiamo quindi un problema. E a mio parere, se questo problema non è economico, non è sociale e non è ecologico, il problema è il nostro modo di pensare e di guardare il mondo. O meglio, è il modo in cui veniamo spinti a pensare come pensiamo. E il problema sono i comportamenti che scaturiscono da questo modo di pensare. Di conseguenza, è veramente imperativo, decisivo, imparare a pensare in modo diverso. Facciamo un esempio. Se oggi riuscissimo a convincere la gente che domani ci sta per penuria di latte, cosa credete che accadrà? Accadrà che domani il latte sarà davvero introvabile. Tutti ne compreranno il più possibile. E questo ci insegna una cosa semplicissima. Le risorse, a mio parere, non sono scarse. Vengono rese scarse. E questo meccanismo, questa idea è elementare. Eppure, siamo ormai abituati a pensare che la scarsità sia una caratteristica insita nelle risorse stesse, nell'acqua, nella terra, eccetera. Correggiamo quindi questo pensiero. Le risorse sono ovviamente limitate, ma non sono scarse per loro natura. E le parole limitato, limitatezza, significano qualcosa di ben diverso. Rimandano semplicemente al fatto che dobbiamo rispettare una misura, un limite, il limite delle risorse naturali, il nostro stesso limite, il limite umano. E nella riflessione sui beni comuni, evidentemente il concetto di limitatezza è molto importante. Allo stesso modo, sentiamo continuamente ripetere che l'essere umano è un uomo economico, che mira a ricavare da ogni situazione il massimo dei vantaggi personali. Ce lo ripetono continuamente, tanto che finiamo per crederci. Una goccia d'acqua che cade sempre nello stesso punto finisce per scavare un cratere nella roccia. Ma se prendiamo questo razionale pensiero, per oro colato, avremo difficoltà a credere che qualcuno si comporti in modo solidale. Neanche il fatto che noi stessi ci comportiamo in modo diverso dal fatto magico o economico ci toglie di testa questo pensiero. In realtà, l'essere umano è naturalmente portato alla cooperazione. Facciamo continuamente delle cose non per denaro, non per fare i soldi, bensì perché ci stanno a cuore. Perché ci stanno a cuore, perché ci portano riconoscimento o semplicemente perché è piacevole realizzare qualcosa ed esprimere la nostra creatività. Allora, secondo me, la proposta dei Commons non è avere tutto gratis e libero. La proposta dei Commons è in primo luogo quello di fare un po' d'ordine nella nostra testa e di insegnare un paio di parole nuove a quel gran coro di rari. Potremmo iniziare a farlo proprio qua. Come dice il mio collega David Bollier, il concetto o la pratica sociale dei Commons
e vecchia come l'umanità e nuova come l'internet. Lo storico statunitense Peter Laimo chiama questa pratica comedy. È un vocabolo nuovo importante per i Rai. Vuol dire there is no commons without comedy. È un atto sociale, un'attività. Possiamo tradurre così. I beni comuni non sono, diventano fatti. I commons sono strutture organizzate per lo sfruttamento collettivo delle risorse e dispongono di una straordinaria potenzialità di innovazione sociale, tal come ha spiegato Gunter Pauli. E questo è importantissimo. Non può avere innovazione tecnologica senza innovazione sociale. Questa è un'idea spesso dimenticata di coloro che promuovono che lo più importante è la green economy, che lo più importante sia aumentare i costi per le risorse naturali, ignorando gli interessi di coloro che così faticheranno a accedere. Il concetto dei beni comuni vuole indicare anche una più realistica visione nel rapporto fra le sfere individuali e collettivi, cioè lo sviluppo e la realizzazione di ogni persona, di ogni individuo, è la premessa per lo sviluppo e la realizzazione di tutti gli altri. E viceversa. Vediamo quindi che commons è un'idea, un concetto, una forma speciale di organizzare la nostra vita sociale. Per questo è naturale che nei commons c'è una convergenza dei movimenti. E è questo che vogliamo promuovere come Common Strategy Group. C'è iniziative in campagna in città, in campo sociale e scientifico, nel settore delle risorse naturali e in quello delle risorse digitali. Un movimento globale dei commons è già un altro, ma è come un bambino. Sta per scoprire la propria identità e a questo scopo dovrà elaborare un coerente concetto dei beni comuni. Mentre la pratica sociale dei comuni esiste fin dagli anni della civiltà, non era ancora mai esistita una rete globale dei commons. Ciò che è importante adesso è proprio costruire questa rete, perché il comuni si dà poi nel contesto della globalizzazione e digitalizzazione. Allora, secondo me, per costruire questa rete è importante capire cosa hanno in comune l'acqua e il software? Ci hanno mai pensato? Entrambi infatti sono risorse comuni, cioè significa che ogni uomo ha lo stesso diritto a utilizzare tale risorse, lo stesso fondamentale diritto. Per entrambe le risorse vi sono nuove regole che possono soddisfare questo fondamentale diritto. Al Forum Sociale Mondiale di febbraio, da Carte Negali, il programmatore Adam Tandiri, mezzo del movimento del software libero del Mali, ha detto: noi siamo programmatori di software libero e non neghiamo mai a nessuno l'accesso al codice software. Chiunque può usare il software e implementarlo. Allo stesso tempo offriamo dei servizi collegati al software e di questo viviamo. E poi lo compara con una sorgente e è l'acqua che ne sorge. Dice, insomma, si può prelevare dell'acqua da un fiume per irrigare i propri campi. Ma questo non significa che si ha il diritto di privatizzare la sorgente. La regola quindi è assai semplice e porta una idea molto importante, porta con sé una idea molto importante che è la sostanza dei beni comuni non è privatizzabile.
In altre parole, si tratta di non perdere il controllo sociale sul nostro, abbandonandolo al mercato o delegandolo allo Stato e pagare le tasse. In particolare, non si può dire che lo Stato si sia il paladino delle risorse comuni, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali. Al contrario, si è dimostrato che gli interessi politici sono così dipendenti dagli interessi economici che è impossibile aspettarci dalla politica un cambio di paradigma. Quindi, spetta a noi attuarlo. Sta a noi dimostrare che i singoli individui possono utilizzare e far crescere le risorse comuni senza danneggiare gli altri e allo stesso tempo scomporre pezzo per pezzo le regole vigenti. Consentitemi di illustrare questa idea con un esempio fatto da un'economista tedesca che ha scelto. In Germania, e presumo che in Italia sia lo stesso, i dirigenti delle società per azioni sono giuridicamente tenuti a ottimizzare i profitti per distribuire